ragazzi, qui Criminal Violet, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui insieme ancora a Spock perché vedremo insieme un gioco che secondo me è più un'opera d'arte. Una fiaba virtuale. Che cos'è? Ma ovviamente è Child of Light. Vi rubo giusto altri 2 minuti prima di passare al gameplay perché volevo mostrarvi la Deluxe Edition, ovvero cosa c'è al suo interno. Allora, al suo interno troverete ovviamente il foglio con il codice da riscattare, ovviamente. Poi avete un altro foglietto con altri 2 codici per riscattare e sbloccare altri 2 pack. Uno comprende anche una versione alternativa del costume di Aurora, versione un po' black, un po' dark, così. Poi abbiamo questo che è carinissimo, questo qua, adesso non so se potete vederlo bene, metti a fuoco, è il portachiavi che si illumina dell'Iniculus, che è quel goccino tanto carino che troverete durante il gioco. Poi, non è mica finita. No, perché qua abbiamo una piccola confezione a piccolo prezzo con grandissime cose. Poi abbiamo l'artbook con dentro tutte le illustrazioni e concept art inerenti a Aurora. Vedete? Ad Aurora e i suoi amici, nemici, insomma, molto bellino. Tra l'altro la carta di copertina è molto bella, ricorda un po' la carta di riso, ecco. E poi abbiamo qui, scusate, devo leggere perché il nome per me è un po' Ushitaka Mano, quindi un poster A2 di Ushitaka Mano. È bellissimo ed è enorme. Lo appenderò in camera sicuramente. Ragazzi, questa volta è una notturna, lo potete vedere dalla luce. Quante cagate che dico. Comunque andiamo al sodo e proviamo questo bellissimo gioco di cui vi parlavo appunto prima, Child of Light. Nuovo gioco di ruolo appunto, uscito praticamente il 30 aprile, quindi pochi giorni fa. E ora sono qui in compagnia della nostra carissima principessa Aurora. Lo so, avrete già sentito parlare della storia, ma ugualmente non vi voglio spoilerare nulla come al solito, perché voglio che vi gustiate a pieno la trama quando sarete soli nella vostra cameretta. E ora andiamo, partiamo. Quindi, vediamo un po' com'è. Allora, vabbè, i comandi sono molto semplici. Come dicevamo prima, il genere è un gioco di ruolo, quindi per voi amanti, soprattutto gli amanti dei Final Fantasy, per me i veri Final Fantasy, quelli di una volta, anche i combattimenti vi piaceranno sicuramente. Approfitto di questo momento, vi voglio linkare e ve la consiglio, compratela, è bellissima la colonna sonora, veramente. Oh, il nostro Iniculus. Ovviamente con l'ingresso del nostro carissimo Iniculus, che io definisco un gocciolino tanto carino e dolce, potete giocare in 2, quindi multiplayer. Ne approfitto per ricordarvi la mia gamer tag, che è Criminal Violet, sia su PlayStation 4 che Xbox One, che PS3, che 360. Sì, lo so, faccio schifo. Le ho tutte. Torniamo a noi. Ok, ora possiamo muovere sia Aurora con la levetta analogica a sinistra, ovviamente, sia il nostro Iniculus con la levetta analogica a destra. Eccolo qua. Quindi ci muoviamo insieme. Tiri, tiri. Oh mamma, ho rimasto indietro. Naturalmente qua sta vibrando tutto. Vieni Aurora. Ok, questi sono i fiorellini e le piantine, che se voi sfiorerete, ok, avrete queste sfere di vario colore, perché ogni colore
rappresenta o la vita, quindi i punti vita, o i punti mana, punti magia. Ok, potete prenderli sia con l'Igniculus che con Aurora, ovviamente. Opla. Eccoci qua. Andiamo avanti. Ok. Ok. Allergia del cavolo. Ovviamente ci sono dei trabocchetti, degli enigmi da risolvere. Con il nostro gocciolino, e ovviamente come dicono da istruzioni premendo L2, il nostro gocciolino si illumina. Basta, perché ovviamente dovete stare attenti, perché l'energia, lo sbarluccichio non è eterno, beh, la barra. Quindi dobbiamo proiettare ogni simbolo sul simbolo corrispettivo. Quindi adesso questo ci mettiamo un anno e mezzo. Ok, voilà, messo il lucciolino. Prendiamo anche questa piantina. Farvi vedere la modalità del combattimento, perché ragazzi, io quando l'ho visto ero troppo contenta. Mi ricordavo i bei tempi del bel Final Fantasy 8. I miei Final Fantasy sono stati Final Fantasy 8 e 10. Finalmente questa modalità di combattimento a turni. E che cavolo, ogni tanto ci vuole. Scusate, momento fuori di testa, torniamo e ammirate questo capolavoro. Ok, vai Aurora, prendi la tua arma. Ed eccoci qua. Altra chicca, che vi spiego ora velocissimamente. Vabbè, sotto trovate la linea del tempo. Vi mostra per quanto tempo dovrete attendere o voi i vostri nemici prima di lanciare. Ovviamente c'è l'azione, azione, pozioni, fuga, eccetera, eccetera. Durante la storia avrete la possibilità di incontrare vari PG che si uniranno alla vostra causa, alla vostra storia. Ovviamente c'è anche la difesa, il fendente, qua vi dà il tempo di lancio, quindi calcolatelo bene, mi raccomando. Ok. Le animazioni sono bellissime. Voi potrete dire, sì, ok, niente di nuovo, però cioè, è molto carino il fatto che quando viene colpita Aurora gli cade la coroncina, cioè sarà scontato, ma hanno veramente studiato ogni minimo particolare. Altro combattimento. Altra cosa interessante del nostro Igniculus Lucino. Lo possiamo ovviamente muovere durante i combattimenti e tenendo premuto L2 lo possiamo rallentare. Beh, ora andiamo, picchiamo, dai. Torno da Aurora, altra chicca con L2 vicino ad Aurora. Ora ovviamente carica, praticamente di vita. Eccoci, ragazzi.
ragazzi, anche questo gameplay è finito. Spero di avervi dato una visione generale ma molto intensa delle features principali del gameplay di questo bellissimo gioco che, ripeto, e vi consiglio di giocare perché merita veramente. Anche se magari è il gioco cui non siete abituati a giocare, ovviamente non è un Titanfall, non è un Call of Duty, ma è quel gioiellino, quella chicca che merita veramente le vostre ore di gioco. Quindi mi raccomando, provatelo, compratelo perché sono sicura che non ve ne pentirete. E ciao!